Sono appena rientrato da Barcellona, ragazzi. Eccomi qua, tornato a casa in Italia. E non posso tenermene dentro certe cose. Mi spiace, mi dispiace, mi dispiace tantissimo. Ho provato a mordermi la lingua. Ci ho anche ragionato in aereo mentre tornavo insieme a Bonchino. Ma proprio quando vedo o quando leggo, per esprimermi al meglio, certe cose, davvero non posso non parlarne. Non posso non parlarne perché, tanto vabbè, vi ringrazio. Il video è andato molto bene, quello a caldo dentro allo stadio Cruyff, è andato molto bene, però ragazzi, nei commenti a me è capitato di leggere delle bestialità, perdonatemi, ma delle bestialità vere e proprie. Poi, giusto che ognuno abbia la sua opinione, però provo a cercare di raccontarvi la mia visione del calcio e la mia visione più che del calcio, della vita in generale, in questi brevi minuti, e poi andiamo a fare un'analisi tattica su quella che è stata la Juventus, e cerchiamo di buttare un occhio al futuro, cercando di individuare il vero e proprio problema di questa Juventus, cercando di capire dove andare a migliorare, perché bisognerà assolutamente ignorare, questo è fuori assolutamente di discussione. Allora, mi piace a questo video come al solito, ma ormai non ve lo dico neanche più perché siete bravissimi, e poi qui sotto c'è OneFootball da scaricare completamente gratis sui vostri smartphone, e fatelo signori. Fatelo ragazzi, fatelo per un motivo, cioè mancano 20 giorni neanche alla fine del mercato, tra 2 settimane, 10 giorni, una roba del genere, si inizia anche ufficialmente la nuova stagione della Serie A, e quindi per tutte le minime notizie sulla Juventus e sul calciomercato anche delle altre Serie A, tipo l'Inter che sta bene o male smantellando la squadra, OneFootball, gratis, qui sotto in descrizione, perché bisognerà capire se arriva Pjanic, se arriva Locatelli, se arriva Pjanic, Locatelli, se non arriva nessuno, e siamo a posto così. Allora, perché vi dicevo che certe cose non le posso compatire? Tanto vi chiedo, ma siete seri? Cioè, scusatemi, ma siete seriamente? Allora, io magari posso capire che l'anno scorso non ci siano state amichevoli estive, e che quindi il ricordo del calcio di agosto, quello che non conta niente, sia un po' annebbiato nella testa di alcuni. Provo a dare delle giustificazioni, provo a darmi delle risposte. Perché leggere delle persone che sono indignate, incazzate, deluse, deluse e incazzate, indignate da una partita amichevole persa in agosto, per me è una vergogna, ragazzi. Mi dispiace, per me è una vergogna. E ve lo dice una persona che, va bene, il biglietto, per fortuna, siamo stati invitati da Konami e da eFootball, ma tutto il resto, il viaggio, l'hotel, i pranzi, le cene, ci siamo pagati tutto. Quindi abbiamo speso anche tanti soldi in questo periodo a Barcellona, ci siamo trattati bene per fare questi 2 o 3 giorni a Barcellona, e sono andato là a vedermi una partita che è stata, come dicevo ieri, non bellissima per quanto mi riguarda, della Juventus. Poi arriveremo all'analisi tattica, ma me la sono goduta, mi sono divertito, c'è stata la cornice, e ripeto, è calcio d'agosto. Quanti anni è che seguite il calcio? Perché poi io lo so, dall'altra parte, avessimo vinto col Barcellona magari 3-0, il commento sarebbe stato: ecco, già qua tutti esaltati, poi invece quando è ora si perde. Invece adesso ci sono già gli Allegri out. Vabbè, ci sono già, ragazzi, ci sono da sempre. Però io davvero non so neanche più come dirvelo, come chiedervelo, come cercare di farvi ragionare, perché a me sembrano non opinioni, queste sono vere e proprie crociate, signori. Sono crociate distruttive nei confronti della Juventus, della dirigenza della Juventus, dei calciatori della Juventus, dell'allenatore della Juventus. Non so dirvi se era meglio o peggio una volta, se è sempre stato così, se non è mai stato così, perché una volta magari ti trovavi al bar, c'era la classica chiacchiera da bar. Adesso la chiacchiera da bar, ragazzi, è diventata una chiacchiera da social. Il problema è che la chiacchiera da bar la sentivo io e il tipo che era al bar. La chiacchiera da social la sentiamo tutti, tutti insieme, cassa di risonanza amplificata, e il messaggio bam, esplode. Basti guardare i telegiornali sportivi o i giornali che titolano praticamente sempre polemica social, perché i social sono fatti di polemica. Non è possibile chiedere gli Allegri out per una partita persa con il Barcellona amichevole. Ragazzi, sentite come suona stupido. Mi dispiace usare termini forti, suona stupido. Come delle persone che all'epoca: ah, è Sarri allenatore della Juventus, Sarri out. Ah, è Pirlo allenatore della Juventus, Pirlo out. Ah, è tornato Allegri, Allegri out. Ah, c'è ancora Allegri, Allegri out. Vorrei cambiare, è sempre un ricambiare. È sempre un ricambiare. Cazzo, cazzo, ragazzi, la vita è fatta di lavoro. La vita è fatta di lavoro, di tempo, di calma e di pazienza. Io posso capire che le persone non siano contente del calciomercato in entrata della Juventus.
È normale, è logico. Penso che la Juventus stessa non sia contenta di questo. Come non è ovviamente contenta di aver preso 3 gol dal Barcellona con la squadra maschile e 6 con la squadra femminile. Ma ve lo ribadisco ancora una volta, che se iniziamo a disperarci per le amichevoli estive, allora noi di calcio non abbiamo mai visto niente. Significa che la prima volta che vi affacciate al panorama calcistico e iniziate a seguire una squadra dall'inizio alla fine. Perché chi si arrabbia, chi perde la pazienza, chi fa i funerali, chi tira le somme per un amichevole? Ma signori, ma scherzatevi davvero. Perché se è un gioco al massacro nei confronti di Allegri, di Rugani, di Ramsey, di Rescillo, di Bernardeschi, di Agnelli, di Arrivabene, Chirubini, chi cazzo volete voi? Allora è un conto. Però ditemelo, specificatemelo e ditemi: guarda, io ti dico questo perché questi mi stanno sul cazzo e voglio trovare un modo per attaccarli. Se siete seri e mi venite a dire che Allegri deve essere cacciato perché ha perso 3-0 col Barcellona e il trofeo Gamper, ragazzi, allora, ciao. Ciao, ciao, perché non c'è modo di affrontare un discorso in una maniera logica. Non esistono discorsi costruttivi. Non esistono, non possono esserci le basi per andare a fare un discorso costruttivo. E quindi salvatevi i prossimi minuti di video, fermatelo a 6 e rotti, ve lo dico io, perché adesso andiamo a parlare della parte tattica, della ciccia grossa, di quello che sarà la Juventus di Allegri o di quella che è l'idea preliminare, embrionale di Allegri per la Juventus 2021-2022. E come sempre, bisogna guardare prima di giudicare. Bisogna guardare quando è ora. Quando è ora? Ve lo dice uno che l'anno scorso è una certa, e lo sapete benissimo, non mi sono tirato indietro dal dire che Pirlo andava sostituito. E l'anno prima non mi sono tirato indietro dal fatto di dirvi che a me Sarri non piaceva, ma che aveva senso continuare. Per avere continuità, perché bisogna avere pazienza. Signori, bisogna avere pazienza, non è la bacchetta magica. Non c'è la bacchetta magica. Non c'è. Mi dispiace, non c'è. Ah, se volete la bacchetta magica, oh, accendete la PlayStation. O non lo so, guardatevi Harry Potter. Ragazzi, questo è il calcio, eh? E non è che è una scienza, questo è il calcio. È sempre stato così, lo è nelle categorie basse. Figuratevi nelle categorie alte, in cui veramente ci sono quelli che fanno la differenza forte. Tralasciando il fatto che il Barcellona, se proprio vogliamo, è addirittura più avanti nella preparazione. Se proprio vogliamo buttarla lì. Io ora passo alla parte che mi interessa di più, che mi piace di più, di quello che adoro parlare. Cioè, come ha giocato la Juventus, oltre a non bene, diciamo male, possiamo dire male, a me non è piaciuta. Ragazzi, qualche occasione in ripartenza, soprattutto nel primo tempo, poco. Nel secondo penso un paio di tiri, di cui uno per un errore del Barcellona, di impostazione da dietro. Un po' poco, io vi dico un po' poco, non è quello che volevo vedere, non è quello che mi è piaciuto vedere, e ve lo posso garantire, ve lo posso dire tranquillamente. Non penso che sarà questa la Juventus. Ma c'è un ma, e ci arriviamo. C'è un ma e ci arriviamo. Come parte la Juventus con questa formazione? Szczęsny in porta, Sandro a sinistra, Rugani e Delitto centrali, De Sciglio a destra, davanti alla difesa Aaron Ramsey, Bentancur mezzala di destra, Bernardeschi mezzala di sinistra, Ronaldo, Morata quadrato per il tridente. 4-3-3. Questo avveniva in fase di possesso palla. E cioè nel primo tempo poco, perché probabilmente è stato qualcosa come 70-30 per il Barcellona, roba del genere. Però quando la Juventus aveva la palla, quando attaccava, questo era lo schieramento. Ronaldo partiva largo, Cuadrado partiva largo nell'attacco, e poi Bernardeschi e Bentancur facevano le mezze ali e Ramsey andava a gestire il pallone. Niente di trascendentale, ve lo dico proprio tranquillamente. Invece in fase di non possesso palla era un 4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1, che dir si voglia, che alla fine come li metti, sono sempre 4 difensori, 4 centrocampisti, 2 attaccanti, con 2 esterni e 2 centrali a centrocampo. Erano gli stessi, soltanto Ronaldo e Morata andavano a fare la coppia di attaccanti, Cuadrado e Bernardeschi andavano a fare gli esterni, roba già vista e rivista, in fase di possesso un discorso, in fase di possesso un'altra, lo ha fatto Pirlo, lo fa il Bayern, lo fa l'Italia, lo fa la Juve, sempre fatto tutti, ragazzi, dai, non è niente di nuovo, non c'è la scalata bizzarra che abbiamo visto l'anno scorso, molto semplice questa, veramente molto semplice, centrocampo da 3 passa a 4, chi si è visto, di una banalità estrema. Veramente di una banalità estrema, potremmo farlo fare ai ragazzini delle scuole calcio, ai bimbi, ai pulcini, se gliela spieghi ai pulcini te la fanno, perché veramente di una banalità incredibile. 4-4-2 di difesa, 4-3-3 in attacco. Benissimo, qual è il problema? Guardando questa grafica, conto fino a 3, 3, 2, 1, la risposta, ragazzi, per quanto mi riguarda è sempre quella, e sempre quella, e quella sarà.
Centrocampo. Centrocampo. Come possiamo pretendere di fare gioco se il nostro centrocampo è Bentancur Ramsey? Com'è possibile? E se la mezzala di sinistra addirittura inventata è Bernardeschi, poveraccio. Sono tre giocatori che sono nella mira del tifo juventino. Ramsey, lo sappiamo bene, Bentancur viene da una stagione sciagurata, ma avrà modo di rifarsi, e ve lo dico, una possibilità in cui fa il 4-3-3 in fase di possesso palla, magari fa la mezzala. Bentancur, fase di recupero pallone, l'abbiamo visto anche ieri sera, tanta roba. Io lo dico sempre, Bentancur è uno sport in cui non c'è il passaggio e non c'è il tiro in porta, il miglior giocatore del mondo, perché recuperare il pallone è fortissimo, portare palla è fortissimo, a servire l'assist un po' meno, tirare in porta un po' meno, inserirsi un po' meno, ma nel resto è un buon giocatore. Non credo che abbia le potenzialità ancora per essere un titolare della Juventus, lo dico senza problemi, ma se si occupa di fare il suo ruolo, quindi non impostare, non è male. E Allegri stesso ce l'ha detto, l'ha ribadito, ce lo sta dimostrando. Ramsey, per quanto sia apprezzabile lo sforzo di volerlo inculcare in quella posizione di campo, ve lo torno a dire, ve lo torno a ripetere, calcio d'agosto, ragazzi, Ramsey è palesemente sul mercato. Il problema di fondo è che non hai altri centrocampisti al momento. Rabiot infortunato, Arturo infortunato, sul mercato Locatelli non è arrivato, Pjanic non è ancora arrivato, se arriveranno, che ne so, McKennie la prima è squalificato, Fagioli andrà in prestito perché non è considerato pronto, pure Ranocchi andrà in prestito post Udinese per avere comunque qualcuno a disposizione. Ragazzi, se davanti c'è Ronaldo, Morata, Cuadrado e Bernardeschi sugli esterni, possono esserci Chiesa, Kulusevski, Dybala, Caio, ma se nessuno li innesca, ragazzi, la nostra manovra ieri, adesso io non esagero, ma mi è sembrata di vedere la Juventus di Pirlo, mi è sembrata di vedere la Juventus di Pirlo di quando giocava male, ma per un motivo, signori. I giocatori sono questi, il centrocampo era quello, il modulo era quello, se non il 4-3 in fase di non possesso, di possesso, ma ripeto, non l'abbiamo mai avuto. È inutile, noi possiamo girare il pallone, ma se siamo lenti e a centrocampo la manovra è lenta, ragazzi, il discorso non cambia. Cioè, mi dispiace, il discorso non cambia. Paradossalmente abbiamo giocato meglio nel primo tempo, secondo me, perché abbiamo avuto più occasioni, soprattutto nel finale del primo tempo, se proprio devo essere sincero, perché abbiamo accettato il fatto di giocare in contropiede. Quando gli altri perdevano il pallone e noi recuperavamo, allora si andava in verticale per Morata, allora si andava a cercare Cuadrado sulla corsa, si dava la palla a Ronaldo, c'era lo spunto e l'inserimento di Bernardeschi, magari Bentancur faceva lo strappo palla al piede. Questo era, perché sapevamo che noi la partita in quel frangente non potevamo farla. Secondo tempo, vi faccio vedere come la partita va a finire poi, perché ci sono stati tanti cambi, non cambia niente, 4-3-3 quando hai la palla a te, 4-4-1 quando non ce l'hai, quindi Perin, Pellegrini a sinistra, Chiellini, Bonucci, De Winter, non avevo liquore di Winter, ho messo la neve dell'inverno, McKennie mezzala di destra, Danilo davanti alla difesa, Ranocchia mezzala di sinistra, anche qua non avevo l'emoticon, ho messo l'emoticon, Kulusevski, Chiesa e Marquez, l'attaccante delle giovanili della Juventus, spagnolo e anche venezuelano, ho messo quella da Spagna perché eravamo a Barcellona, tra l'altro se gli dici che sono spagnoli si arrabbiano. Questa è in fase di possesso, in fase di non possesso 4-4-1, ancora io ve lo torno a dire, magari secondo me nel secondo tempo il pallone l'abbiamo gestito meglio, incredibilmente, e paradossalmente Danilo McKennie è un centrocampo migliore di Ramsey Bentancur per quanto mi riguarda, ve lo dico proprio tranquillamente, perché credo che siano due giocatori più forti, i giocatori più forti, più tecnici, più di palleggio, però nel secondo tempo avevi questo centrocampo magari migliore sotto certi punti di vista, però avevi anche Ranocchia e Marquez, nel primo tempo avevi Morata, Ronaldo e Cuadrado, c'era Chiesa e Kulusevski, Chiesa è stato uno dei migliori in campo, si è dannato l'anima. Kulu, tra l'altro, è in una posizione strana, quella di trequartista, mezza punta, seconda punta, chiamatelo come volete, e non di esterno. Allegri l'ha provato lì e secondo me quella sarà la posizione di Dybala, il secondo tempo che abbiamo fatto, il ruolo che ha fatto Kulusevski, secondo me quella è l'idea di Allegri per Dybala, no? Metterlo lì nel 4-3-3, magari largo a un certo punto oppure punta, e nel 4-2-3-1 lì, quindi Ronaldo e Dybala faranno una roba del genere. Ranocchia ha fatto quello che ha fatto Bernardeschi, ha fatto quello che faceva l'anno scorso McKennie, ha fatto quello che probabilmente anche quest'anno farà McKennie, probabilmente potrebbe fare anche Rabiot, ma qua ci arriveremo a raccontarla, che faceva Matuidi con Allegri, o che faceva Pogba con Allegri, che faceva Matuidi con la Francia, che ha fatto anche Rabiot stesso con la Francia.
tanti giocatori, tanti allenatori hanno provato questa soluzione, che ripeto, di una modalità estrema, ti permette di fare il 4-3-3 quando attacchi, anche in ripartenza se vogliamo, però ragazzi, anche qua, se la Juve di Pirlo è andata male, e sapevamo che il problema principale della Juventus di Pirlo era l'assenza di centrocampisti di qualità, come può la Juventus di Allegri andare meglio se i centrocampisti non sono arrivati? E anzi, hai perso De Miral e preso Lugani, anche ieri sera abbiamo visto, un po' che lo diciamo, se esce De Miral e il sostituto è Lugani, cioè hai rimesso, perché non è di questi livelli Lugani, e l'abbiamo visto anche ieri sera. Adesso paradossalmente abbiamo troppi terzini, l'anno scorso non avevamo il vice Alessandro, adesso abbiamo De Sciglio e Pellegrini, quindi anche qua almeno uno immagino che partirà, adesso vedremo chi sarà. Da davanti almeno è arrivato Caio, ma a centrocampo non siamo su niente, anzi, non è nemmeno uscito nessuno per liberare uno slot. Io lo so che a tanti paiono tanti 40 milioni per Locatelli, magari non lo ritengono pronto, io so anche che Pjanic per tanti è un giocatore che ormai aveva già dato tutto alla Juventus, il suo ciclo è stato concluso, però signori ragioniamoci un secondo, perché sono i giocatori tecnici e in grado di dare qualcosa che in questo momento la Juventus manca, e cioè della geometria del palleggio a centrocampo. L'unico giocatore in grado di farlo, bene o male, nella rosa della Juve Arthur, che è fino a novembre, ottobre, quando sarà, non c'è. Quindi io ve lo torno a dire, è inutile arrabbiarsi per una amichevole persa. Io credo che sia da prendere quello di buono che abbiamo visto, e cioè la facilità di arrivare in porta, perché alla fine in porta noi ci siamo arrivati, bene o male. Il problema è che l'abbiamo fatto o su errore del Barcellona o su azione di contropiede. Noi in questo momento il gioco non lo riusciamo ad impostare. Non datemi per favore la colpa all'Allegri. L'anno scorso Pirlo si è preso le sue colpe, ma l'abbiamo sempre detto. Non è mica tutta colpa di Pirlo, L'anno prima, lo stesso Sarri, che arriva, è uno di quelli che non vuole buttargli il pallone, arriva a snaturarsi alla fine del suo campionato per vincere lo scudetto. Perché? Perché ragazzi, noi anni che giochiamo senza centrocampo. Infatti io sono stupito di arrivare al, che giorno è, 9 di agosto, 0 centrocampisti acquistati. Io non riesco a comprendere come sia possibile questa cosa, non riesco a capire perché la Juventus non vada ad affondare davvero, se davvero voglia Locatelli ed è un centrocampista, un giocatore che ci può aiutare, quando lo inseriamo nella rosa, quando gli facciamo capire eventualmente cosa vuol dire allenarsi con la Juve, giocare per la Juve, essere un giocatore della Juventus. E quindi dai, io più che arrabbiarmi per un'amichevole persa, dico ragazzi, c'è tempo, la stagione non è ancora iniziata, niente è compromesso, niente in discussione, Serie A, Coppa Italia, Champions League, ci sono ancora tutte, Supercoppa, ancora 4 trofei potenziali da vincere, poi c'è anche la Champions, probabilmente quest'anno è una roba fuori dalla nostra portata. Ricominciamo cercando di vincere il campionato, che tanti dicono basta i campionati. A me l'anno scorso ha dato fastidio non vincerlo, vedere festeggiare quegli altri e noi dover festeggiare un quarto posto. Ripartiamo da lì, anche di corto muso non mi interessa, però è ovvio che se poi agli allenatori non compriamo il materiale umano e tecnico per fare quello che deve fare una squadra di calcio, e cioè giocare a calcio, allora dopo devi adeguarti e ti fai andare bene e giocare solo in contropiede. Prendiamo un cazzo di centrocampista forte, bravo a dettare i tempi, ed eventualmente prendiamone anche pure un altro. Poi ragioniamo, vediamo. Ragazzi, la Juventus era una settimana che si allenava con tutti gli effettivi. Schierata una formazione titolare che fa ridere, qual è il secondo tempo? Fa ridere. Se li mettiamo tutti insieme quelli forti, magari qualcosa di più viene fuori, soprattutto se gli diamo il tempo di lavorare. Perché, ragazzi, la vita è fatta di questo, I risultati si ottengono attraverso il lavoro, non attraverso le critiche a priori, le crociate per andare a mettere in croce qualcuno che ci sta semplicemente sulle balle. Se tifiamo Juventus, l'accettiamo, l'amiamo anche quando perde. È inutile. E poi, nelle amichevoli, dai ragazzi. Nelle amichevoli, dai ragazzi.